Fratelli Rossoneri, amici e rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno e buon... Che giorno è oggi? Martedì a tutti, amici. Allora, prima serata di niente coprifuoco in Veneto, già stiamo sentendo le stronzate che stanno dicendo qua i vari assessori parassiti del cazzo. Mi raccomando, fa in coscienza uscire subito. Dove cazzo vuoi che vada la gente? Che stia a casa dopo mezzanotte, dopo sono 7 mesi che fate più cinema che altro. E detto questo, ragazzi, quindi piano piano si torna alla vita normale, come è giusto che sia, ok? Così almeno anche i posti iniziano anche a lavorare, come è giusto che sia, dato che non sono stati aiutati, compreso il sottoscritto in questi mesi qua. Solo grandissime chiacchiere, come quelle stronzate che stanno dicendo adesso in questo momento sul 5. E via. Allora, ragazzi, parliamo del nostro calcio, va, che almeno che è l'argomento che ci compete di più, va, che mi compete di più soprattutto, va, che sennò poi mi nervosisco di prima mattina. Dunque, il 99, con un gran sorriso sulle labbra da parte nostra, perché io nutro soltanto compassione e pena per il numero 50 più 49, 100 meno 1, chiamatelo come cazzo volete. Praticamente ha deciso di ascoltare il suo magico procuratore e ascoltare Mino Raiola, che il Dio denaro fa sempre tutti felici, che i soldi fanno sempre tutti felici. Quindi è andato in uno squadrone grande, che fra l'altro manco il campione di Francia, in un campionato molto competitivo come quello francese, firmato per il Paris Saint-Germain, campionato di Francia dove ci sono le prime 3-4 squadre che sono buone, poi le altre è livello di Serie B nostra praticamente, perché il campionato di Francia, a mio modo di vedere, per me è basso, rimane basso. C'è uno strapotere della squadra di Parigi dove è andato a giocare, dove egli è andato a giocare, poi le altre squadre il campionato sicuramente a me fa cagare. Contento lui, contenti tutti di andare a giocare lì. A noi poco ci interessa. Quello che ci fa sorridere è che almeno perlomeno ha avuto il buon senso di non rimanere in Italia da quelli di Torino. Sinceramente, è una cosa che a me mi addolcisce, diciamo, un pochettino la pillola di questa inculata. Sempre più convinto di questa grandissima società che ha preso le scelte giuste e niente, adesso non è un argomento comunque di nostra competenza perché il portiere noi già ce l'abbiamo. Quindi, frecciata numero 99, finti in bocca al lupo per il suo proseguimento della sua magnifica carriera che si è rovinato con le sue mani. Cazzi tuoi, caro numero ex numero 99. Benissimo, poi secondo argomento, sono tre argomenti della giornata, secondo argomento della giornata. A Calhanoglu fa anche lui, addirittura ancora peggio, fra i soldi del Qatar, addirittura 8 milioni ho sentito subito, e 32 per non so quanti anni, che è lì che tentenna per decidere se la sua carriera praticamente calcistica è finita, che ha fatto super super bingo, super nalotto con questi qua come se già non avesse i soldi, e quindi andare a giocare lì. Oppure restare a fare il calciatore per qualche anno. Caro Can, io ti dico una cosa. La società ti vuole tenere, Pioli ti vuole tenere, hai ottimi rapporti con Ibra, tutti ti vogliono tenere. Il mio consiglio che ti do più spassionato, caro Can, è quello di rimanere con noi. Con i soldi che hai già fatto, tanto ci mangiano 5-6 generazioni tue. Non fare l'errore che ha fatto altri, rimani nel palcoscenico che conta, rimani con noi, ok? Noi ti vogliamo, almeno io, alcuni tifosi ho visto che già ti hanno crocifisso, sinceramente a me farebbe piacere che rimani anche perché ci toglie un grosso nodo a livello comunque, a livello in quel tassello lì quando tu hai girato tutta la squadra. Qualche giorno fa io stesso avevo detto comunque che non meritavi neanche di sederti al tavolo, ok? In un momento comunque sia di rabbia, in un momento poco ragionato, però comunque ci toglierebbe dei grossi problemi su quella posizione lì, perché con quei soldi che risparmiamo non perdiamo un altro giocatore a zero, e con i soldi che risparmiamo andiamo comunque sia a prendere quel laterale che adesso ci arriviamo, che è quello che ci manca, quello che ci fa fare il salto di qualità, con tutto rispetto per Ale che comunque fa parte al 100% di questo organico da protagonista. Penso che le partite sono tante, ma ci serve uno che ci faccia fare il salto di qualità. Ci sono accostati tantissimi nomi, quali Ilicic, che sapete che è quello che a me piace di più, come
come Berardi, come altri, come Iconè, come tanti altri. Adesso è spuntato il nome che secondo me farebbe veramente sognare. Poi bisogna vedere, ragazzi, se queste notizie sono vere o sono stronzate. Un altro giocatore in uscita dal Chelsea come Oliver Giroud. Il Chelsea però abbiamo visto che non ti regala un cazzo. Figuriamoci se ci regala questo giocatore, Ziyech. Spero di pronunciarlo bene, sapete che ho difficoltà con la pronuncia dei nomi esteri. Ziyech, un laterale che lo conosciamo benissimo da quando ha buttato fuori la Juve, quelli di Torino, in quella famosa Coppa Campioni dove abbiamo goduto tutti nel primo anno di Penaldo. È un giocatore tecnicamente fortissimo, veloce, fortissimo nelle ripartenze. Sa giocare bene con i compagni, fa giocare bene la squadra, veramente, sa veramente tanto giocare a pallone. È un giocatore che ce lo vedo veramente bene con la maglia del Milan, c'ha 27-28 anni, quindi nel pieno ancora della sua carriera. Un fisico della Madonna, una lecca della Madonna. Io sono convinto che potrebbe fare veramente follie comunque con noi. Potrebbe, verrebbe volentieri. Noi adesso siamo in Champions, quindi il nostro mercato non è condizionato dalle vicissitudini comunque sia della Coppa. Sarebbe veramente un grande acquisto. Con questo però, ragazzi, vi sottolineo che leggo quello che leggete voi. Riporto quello. Arrivo, bomber. Arrivo con un attimo, 2 minuti. Arrivo a riportarvi quello che dite voi, cioè quello che mi dite voi e quello che leggiamo noi, e queste potrebbe essere una stronzata questa qua. Quindi comunque prendete sempre quello che vi dico con le pinze, ok? Non come se io fossi il papo, cose. Faccio i video che adesso c'è anche poco da dire. Meno male che inizia sta nazionale, quindi faremo i video sulla nazionale, sulle prestazioni nazionali, ovviamente. Vediamo un pochettino che cosa, che almeno. Ragazzi, per chi è che fa questa passione, questo lavoro, chiamatelo come volete, con il campionato fermo è veramente dura adesso comunque sia fare il video, quando sono le partite che gli argomenti sono sempre gli stessi, è veramente dura, anche perché quando sono delle trattative che non c'è nero su, finché non c'è nero su bianco, sarà sempre più dura. Vediamo un po' oggi che cosa dicono Schifo Mediaset, ci sentiamo dopo, seguitemi su Instagram, ragazzi, lascio sotto qua il link in basso in descrizione. Dove vi tengo aggiornati sui movimenti della giornata. Adesso con la notte bianca, ragazzi, ieri ho fatto la live a mezzanotte che stavo dormendo in piedi. Quindi con la notte bianca, con la riapertura di tutta la normalità, è sempre più dura, ve lo ricordate l'anno scorso che ho smesso di fare live. Comunque non sarà così quest'anno. Ragazzi, vi mando un bacio, vi mando un abbraccio, ciao di cuore a tutti.